Signore e signori, buongiorno a tutti e bentornati. Io sono Alessi, questo è un canale dedicato alla riflessione su vari argomenti e oggi andiamo ad affrontare un argomento un po' particolare per il mio canale, ovvero andiamo a parlare di make-up. Particolare perché non sono una youtuber che parla di make-up e anzi penso di avere una volta forse se l'ho fatto. Però è una questione con la quale mi trovo, sulla quale meglio mi trovo a riflettere di continuo, cioè essendo donna tutte le mattine mi chiedo: mi trucco oggi o non mi trucco? È una questione sulla quale credo che riflettano un po' tutti, soprattutto considerando il fatto che ci sono anche tanti giudizi legati al proprio aspetto fisico, perché sappiamo che nella nostra società, che ci piaccia o meno, l'apparenza è molto importante, quindi che decidiamo di truccarci o di non truccarci, c'è sempre una sorta di giudizio volontario o involontario da parte delle altre persone. Lo dimostrano tutti quei video in cui vengono presentate delle ragazze con il trucco, senza il trucco, come cambia l'opinione delle persone vedendo questa ragazza che si presenta in giro. È la stessa cosa che poi succede in realtà ogni giorno in cui ci presentiamo a lavoro, ma non è solo il trucco, chiariamo, cioè non è che questo ci cambia la vita, è anche l'abbigliamento, è anche l'attenzione, non so, avevano fatto anche il video sulle unghie, se mi coloro le unghie o non me le coloro, come cambia l'opinione delle persone. Quindi diciamo che in realtà è una questione legata all'apparenza in generale. Adesso noi parliamo di trucco perché è l'argomento di oggi, insomma ho deciso che si parla così. Diciamo che la gente si fa un impressione di noi basate su come appunto appariamo, che dopo sia possibile cambiarla, è fuori discussione, quindi non andiamo a dire no, ma non è vero, dopo si può cambiare. Sì, lo so che si può cambiare, ma non è questo il punto, cioè l'opinione se la fa comunque la gente nel vederci. E quindi sia che ci trucchiamo che non ci trucchiamo, chi non si trucca dice perché non ho voglia di pensare a queste cose. Però secondo me anche il non pensarci, per la serie non si può non comunicare nulla, alla fine anche il non parlare, il non dire qualcosa e il non fare qualcosa è un modo di comunicare, cioè è un modo per dissociarsi da questa società magari dell'apparenza. Però questo qua è un messaggio che arriva, cioè io mi dissocio da questa società dell'apparenza vestendomi come mi pare, non truccandomi, lasciandomi sostanzialmente come mi sveglio la mattina. Non che ci sia qualcosa di negativo, però è un messaggio che noi mandiamo, volenti o nolenti. Allo stesso modo mandiamo dei messaggi truccandoci. E la cosa interessante è che qualche tempo fa, e la ragione poi per cui adesso siamo qua a parlarne, avevo visto un video che analizzava proprio questa questione, ovvero il truccarsi o non truccarsi, e portava poi due punti di vista, quindi le due fazioni che si scannano sul web su questo argomento, che sono chi si trucca, che dice io mi trucco perché è un'espressione artistica, mi trucco perché mi sento più in ordine, mi trucco per appunto avere un aspetto curato, mi trucco per esaltare magari qualche caratteristica o nasconderne altre, contrapposta invece a chi dice non mi trucco perché sono una persona onesta, sono una persona sincera e voglio apparire come sono, chi dice il trucco fa male perché tutti questi prodotti fanno male alla pelle e dopo se uno ha i brufoli non sia mai che si trucchi perché arriva l'orda di gente, perché tutti i trucchi, che sei piena di brufoli, senza considerare che esistono maree di problemi ormonali. E anzi, cosa comunemente condivisa e risaputa, il fatto che se ti senti a disagio con te stessa perché ad esempio hai una cicatrice sul volto, hai un, può essere appunto anche semplicemente il brufolo, se lo copri, ti nascondi, ti senti più a tuo agio e ti relazioni meglio con le altre persone, come dimostrano anche dopo tutti quei video di ragazze, magari proprio youtuber, che dedicano i loro canali ai make-up, che in realtà hanno una pelle che non è perfetta, la fanno risultare perfetta nei video, e quando si mostrano struccate la gente rimane scandalizzata e dice sei una falsa, sei è un inganno. Oppure tutti quelli che dicono non sposerei mai una che si trucca perché sennò dopo mi si sveglia la mattina non so com'è. Allora questa qua la trovo una risposta molto ingenua, appunto un'affermazione molto ingenua, perché secondo me non è che ci sia tutta questa differenza tra una persona truccata e una persona non truccata, ovvero è vero che si può nascondere o esaltare qualche difetto, ma si vede, e si vede anche il trucco, almeno una donna, non so se gli uomini sono così impediti che se una donna è truccata non si accorgono che è truccata e non si accorgono dove è il trucco e di quale sia la differenza tra quando si sveglia la mattina. Ecco, insomma, non so se gli uomini sono ridotti a questo punto, però secondo me il trucco si vede, si capisce, e alla fine è un po' un nascondere, un giocare con le luci che viene smascherato veramente in un istante. Quindi dare della falsa ad una persona che si trucca
lascia il tempo che trova, cioè significa che tu le ragazze le vedi solo in video da lontano. Adesso non vorrei andare a portare solo una posizione, sono dopo considerate di parte, però lo sapete che un po' lo sono, nel senso che vedete dai miei video che io sono spesso truccata perché sono una di quelle persone che la mattina abitualmente, o quantomeno di norma, si trucca. E faccio perché mi piace, onestamente, perché come metto il fiocchetto in testa, come metto la maglia a fiorellini, mi piace avere il trucco. Però se non ce l'ho lì a disposizione, se l'ho finito, se quel giorno mi bruciano gli occhi per cui non ho voglia di metterci niente sopra, non ci metto niente sopra e non mi sento a disagio per questo, ecco. Per cui mi sembra di avere una relazione abbastanza sana col make-up. Poi senza dubbio c'è anche chi non riuscirebbe mai ad uscire senza, ma lì secondo me si va in un altro ambito, che è quello di un ambito di una dipendenza, un ambito di forti insicurezze personali. Portate da chissà cosa, cioè adesso non andiamo a psicanalizzare le persone, cioè ci saranno delle ragioni se una persona non si sente a proprio agio. Personalmente non penso di aver niente da nascondere, anche se dopo qualcuno non mi trova particolarmente bella e si sente il dovere di farmelo sapere sotto i miei video. Però credo che queste cose siano cose dette da persone che magari mi somigliano molto fisicamente, si sentono a disagio con se stesse e per cui notano magari qualche difetto che sentono su se stesse, per cui sei un cesso, sei inguardabile e via dicendo. Però insomma, problemi loro a un certo punto. E a me piace il fatto di non essere proprio quella bellezza canonica, quella bellezza che sa di finto, ecco. Mi piace che si veda che ho il mio stile, sono originale, perché appunto rientra dopo anche nel mio stile, nel modo in cui mi vesto, ecco, viene sottolineato anche dal mio aspetto fisico, è una cosa che mi piace molto. D'altra parte, quando faccio sport, ad esempio, o quando mi sveglio la mattina, non è che abbia sempre voglia di truccarmi, per cui non sento, ripeto, neanche questo bisogno di farlo. E quindi capisco chi dice non ho voglia di truccarmi perché dopo ci impiego ore a struccarmi, anche se in realtà qua va fatta una precisazione, ovvero sotto il video di cui vi parlavo avevo lasciato un commento perché c'erano queste due fazioni, no, mi trucco o non mi trucco, e sembra che non esista niente nel mezzo. Quando noi sappiamo che queste cose succedono sul web, che ci siano queste fazioni così estremiste, quando in realtà nella vita di tutti i giorni, se usciamo appunto dal web, se usciamo di casa e incontriamo altre persone, ci rendiamo conto che la realtà è molto più moderata. E quindi incontrando gente per strada si vede effettivamente quella col trucco da mille e una notte, ma anche la maggior parte che sono truccate molto leggermente o non truccate affatto. Credo che sia importante questa cosa, perché io sotto il video avevo commentato dicendo io mi sento un po' una via di mezzo perché io mi metto solo l'eyeliner, me lo tolgo in 10 secondi, me lo metto più o meno nello stesso tempo, per cui non è che devo svegliarmi un'ora prima come le persone che venivano fatte vedere in questo video per potermi truccare, cioè una cosa veramente molto easy, molto schnell, e contrapposto appunto a quello che ci fanno vedere, cioè quello che il web considera il truccarsi. E sotto questo mio commento mi è piaciuto molto perché hanno risposto altre donne che scrivevano io uso solo il mascara, io uso solo il blush, io uso solo il rossetto, e quindi credo che ce ne siano tante come me che hanno magari un attrezzo, un qualcosa che prediligono e che utilizzano in maniera quasi esclusiva, se non per quell'occasione speciale dove si fa il mega trucco e si aggiungono anche altre cose. Ad esempio, appunto, dicevo, io vado di solito con l'eyeliner, velocissimo, un po' di, come si chiama, lip gloss lucida labbra, ce la posso fare, perché mi fanno tutti questi video con tutti questi termini in inglese, no? Dopo non ti vengono più quelli in italiano. E quindi c'è, cioè, una cosa veramente veloce che è una questione di una passata, non è che ci voglia star lì 4 ore a mettersi strutturato. E quindi credo che sia interessante poi vedere questo dibattito veramente acceso che c'è sul web, vedere come si discosta dalla realtà delle cose e come ognuno abbia la propria interpretazione, che ognuna di queste interpretazioni sia una scelta che manda quindi un messaggio su di noi e che alla fine ognuno sia libero di scegliere sia un'opzione che l'altra, perché c'è qualcuno che lo apprezzerà sia per un'opzione, quindi per una decisione, che per l'altra. Con questo io vado a concludere il mio video, fatemi chiaramente sapere voi cosa ne pensate, le donne che mi seguono, se si truccano o meno, e così facciamo anche la nostra statistica. Quanti sono come me che si truccano una via de mezzo, cioè senza fare chissà che mascheroni ogni volta? E una cosa che è interessante, che ho notato, che appunto,
facendo un trucco per YouTube, per il web in generale, bisogna veramente calcare la mano e quindi mettere strati su strati di cerone, di mascheroni, che magari quando esci per strada non metti mai, e quindi probabilmente anche tutte quelle YouTuber, anzi ne ho sentita una che faceva questo discorso, io non vado per strada col trucco che vi faccio su YouTube perché con le luci mi si appiattisce tutto, per cui per farvi vedere questo trucco devo calcare molto di più la mano. E è una cosa che confermo, perché lo noto anch'io, che per fare un trucco che risulta bene poi in video è un po' come fare un trucco teatrale, sì, è un po' come fare un trucco teatrale, e quindi molto diverso da quello che dopo si porterebbe nella vita di tutti i giorni. Con questo io vado veramente a concludere, noi ci sentiamo tra qualche giorno per il nuovo video, nel frattempo auguro a tutti una buona serata. E quindi ci troviamo tutti un po' a dover prendere delle decisioni, e che le prendiamo o che non le prendiamo, alla fine veniamo, non dico giudicati, perché giudicati ci dà questa accezione un po' negativa del termine, del concetto, diciamo che veniamo, non mi viene il termine.